Buonasera, siamo con l'onorevole Luigi Gallo, siamo qui, parliamo di personale ATA, un tema che è sempre un po' messo in disparte, diciamo, un po' nella politica scolastica. In realtà però il Movimento 5 Stelle è stato nella scorsa legislatura e anche nell'inizio di questa sempre molto vicino a loro. Ecco, cosa si può fare per migliorare la condizione di questo personale all'interno della scuola, tanto importante, diciamo? Ma ci sono delle misure importanti che sono state fatte, come sbloccare 12.000 posti che erano state espropriate al mondo della scuola, perché questi 12.000 posti ormai da 20 anni erano state cancellate dall'organico e quindi affidate all'interno di partite di appalti per aziende, partite miliardarie di appalti per aziende. Ora, questi dal 1 gennaio 2020, innanzitutto questi 12.000 posti rientreranno nell'organico, sebbene diciamo il primo concorso sarà riservato ai lavoratori che da oltre 20 anni lavorano all'interno di queste strutture, quindi facendo proprio delle mansioni che riguardano il personale ausiliario. Parliamo anche di persone che nel giro di 1 anno, 2 anni saranno in pensione, quindi saranno tutti i posti liberati per il personale ATA. Inoltre, cancelliamo un po' un cattivo espediente a volte di alcuni uffici scolastici dove a causa di questo accantonamento non davano neanche le assunzioni ordinarie sui pensionamenti, quindi si sblocca un po' un sistema opaco all'interno del paese. Detto questo, è chiaro la figura va valorizzata perché è una figura che anche per esempio nell'aspetto che riguarda i tecnici, in un momento in cui la scuola si innova, ha sempre più necessità di persone che aiutano tutto il personale della scuola, dalla dirigenza ai docenti per poter portare i migliori risultati per gli studenti. Onorevole, la supplentite a settembre riusciremo a risolverla o no? No, non riusciremo a risolverla. Io credo questo sia un problema su cui il Ministro deve aumentare l'attenzione e vanno richieste più risorse all'istruzione perché se non stabilizziamo determinati posti a tempo determinato, quindi la supplentite, se non si fa un vero decreto dignità per la scuola, quindi si cancella anche il precariato strutturale, no? Il precariato che è normale, ci può essere, ma un precariato di quasi il 20% sul peso dell'organico non è un precariato normale, strutturale e va affrontato per poter procedere con delle risorse che il Ministro deve chiedere all'interno del governo, da parte del Parlamento, avrà tutto il nostro supporto se così sarà. Lei è Presidente di Commissione alla Camera, di Commissione di Istruzione, al Senato c'è il suo collega Mario Pittoni, quindi Movimento 5 Stelle e Lega. E in questo momento il tema della regionalizzazione è caldissimo, immagino tante discussioni con il suo collega in merito a questo tema. Il Movimento 5 Stelle però è chiaro, non vuole una scuola regionalizzata, la scuola pubblica è unica. Ecco, secondo lei il governo può davvero scivolare nella classica buccia di banana con questo tema della regionalizzazione, o si può andare avanti e comunque continuare anche con un'autonomia differenziata con certi paletti? Guardi, la regionalizzazione è stata prima bloccata dallo stesso ministro con l'accordo con i 5 sindacati e con la presenza del Presidente del Consiglio. Poi è stata nuovamente stralciata dall'intesa nel Consiglio dei Ministri, quindi credo che non se ne debba parlare più perché è stato chiaro che non può essere quella la direzione, perché è una direzione che non garantisce l'unitarietà del Paese. Su un pilastro fondamentale dove si basa proprio la Costituzione e la spina dorsale del Paese. Quindi
il tema, semmai oggi è parlare nell'ambito culturale, per cui bisogna fare in modo che la tutela del paesaggio, la tutela dei beni culturali resta anche quello un cardine dello Stato, perché attraverso il controllo centrale noi possiamo fermare degli scempi sul territorio di disastro ambientale e di cementificazione selvaggia. L'ultima domanda, onorevole. Un tema tanto caro ai nostri lettori, che tante volte, diciamo, commentano e sono anche abbastanza un po' risentiti, non più che altro dalla questione di chi sta al governo, perché non è una questione di colore. Il tema degli stipendi, il tema del riconoscimento economico di una professione sempre più impegnativa come quella dell'insegnamento. Cosa potrà fare, secondo lei, sia il Movimento 5 Stelle come forza politica e il governo attuale per migliorare questa situazione? Il tema degli stipendi, dell'adeguamento stipendiale. Certo, questo è un tema fondamentale. Ho appena depositato un'interrogazione al Ministro per chiedere trasparenza su questo tema, perché su questo il Presidente Conte e il Ministro Putezzi sono presi un impegno per aumentare le risorse, un impegno che è stato richiesto anche dalla Commissione, è stato votato all'interno della Commissione. Per cui, se noi diamo questo scatto di dignità anche al personale scolastico, io credo che riconquistiamo un po' la fiducia del personale, perché la prima cosa per poter far funzionare un sistema con così tante persone che collaborano al buon andamento di tutto il sistema scolastico è la fiducia. Se si ristabilisce una certa fiducia, allora significa che si capisce di far parte di una stessa squadra, che sia un membro del Parlamento, che sia il Ministro, che sia un personale assistente ausiliario all'interno della scuola, e si lavora per lo stesso obiettivo. Grazie mille, davvero.